Dottor Antonio Tedesco, candidato a sindaco per la lista numero 1 Civiltà Politica. Lei più volte si è definito anche in campagna elettorale un uomo di sinistra, quindi sarà uno scontro fratricida con Ossia e gli altri candidati? Sì, preciso che sono stato, sono e spero di continuare ad essere una persona che si riconosce nei valori della sinistra. È chiaro che nel corso di questi anni la sinistra è molto cambiata. Io a luglio sono uscito dal Partito Democratico perché non ne condividevo tutta quella che è stata la politica del segretario Renzi e di quella compagine dirigenziale, e ho votato Liberi Uguali, quindi sono rimasto un po' più a sinistra rispetto anche allo stesso Partito Democratico. In quel periodo sono uscito e quindi sono uscito anche dal Partito Democratico di Guardavalle, che poi mi hanno accusato insomma, di essere passato dall'altra sponda, di essere un uomo di destra, insomma tutte cose secondo me delle accuse gratuite senza saper valutare quella che è la storia di una persona, perché io credo di avere una storia da questo punto di vista di oltre 45 anni sulle spalle e che quindi non è che è facile che uno la butta via dalla sera alla mattina o che comunque possa cambiare il modo di ragionare, il modo di fare. Sicuramente rispetto a tante cose a livello locale la penso diversamente rispetto a tutte le scelte che loro hanno fatto come partito e quindi mi sono distaccato. Questa storia della lotta fratricida mi sembra anche questa una cosa non così veritiera, non così che si basa sulle cose, perché noi abbiamo fatto una lista civica con grande anticipo, con mesi di anticipo, cercando anche, se devo dire la verità, di essere lungimiranti rispetto a quello che sta succedendo non solo in Calabria, nei paesi, ma anche a livello italiano, partendo da un'esigenza diffusa che è quella che la gente vuole vedere in questi paesi, in questi piccoli paesi che sono in grande difficoltà, disagio, paesi poveri, paesi che non riescono ad uscire fuori dal localismo per proiettarsi in un futuro molto più ampio, e quindi un'esigenza che la gente, dicevo, secondo me, secondo noi di lista civica, un'esigenza diffusa, che è quella di dire cercate di smetterla di bisticciare tra di voi, trovate il modo di mettere insieme le forze migliori per dare una mano e per cercare di risolvere insieme i problemi di Guardavalle. Questo noi l'abbiamo fatto con una precisazione molto netta, che è quella che i partiti in quanto tale, come organizzazioni partitiche, dovevano rimanere fuori da questa, diciamo, organizzazione, da questo movimento civico. D'altra parte, anche il segretario si è sforzato, l'altra sera il segretario del Partito Democratico si è cercato di sforzarsi per dire abbiamo fatto una lista civica anche noi, e una lista civica anche da loro, dove la presenza di elementi che non sono della sinistra penso sia più numerosa rispetto alla lista di Civiltà Politica. Quindi questa storia di lotta fratricida fra due della sinistra, abbiamo tutte e due una storia che viene dalla sinistra, ma la verità è un'altra: ci sono due liste in campo che competono per la conquista del comune, e sono due liste civiche, lista civica la nostra e lista civica anche la loro. Quindi lei spera in un voto dell'elettorato di sinistra? Ma io credo che le elezioni amministrative sono molto diverse da quelle che sono le elezioni, diciamo, di
carattere politico, le elezioni che si sono svolte il 4 marzo, anche se le elezioni politiche rappresentano sempre e comunque un momento di riferimento dell'orientamento dell'elettorato, quindi non è una cosa che uno, tra l'altro è una cosa di recente, di 2 mesi fa. Penso che tanta gente è andata via dal Partito Democratico e credo che, spero, chiedo, insomma, che neanche tanta gente voti i candidati che sono nella lista di Civiltà Politica, che rappresentano bene e forse, dico io, meglio dell'altra lista, i valori della sinistra, che sono quelli dell'uguaglianza, di guardare al mondo del lavoro, i valori di guardare al mondo degli anziani, della solidarietà, cioè questi sono i valori, che tra l'altro sono valori che abbiamo tutti condiviso in lista civica, non è che c'è qualcuno che dice no, di queste cose non se ne parla, eccetera. Sono valori perché sono i problemi reali del nostro paese. E rispetto ai problemi reali del nostro paese, la nostra diciamo, formazione civica, che abbiamo deciso di chiamare Civiltà Politica, ha una convinzione forte rispetto a tutti i problemi che dobbiamo affrontare. E i problemi spesso che ci sono nei paesi non hanno caratteristiche che possono poi catalogarsi di sinistra, di centro, di destra. Vanno affrontati una serie di problemi datati, tra cui per esempio la problematica del centro storico, di mettere mano veramente con grande abnegazione, con coerenza, ma anche come prima scelta prioritaria, perché il centro storico, la nostra città, che io non chiamo borgo ma chiamo la città perché ancora è un paese densamente abitato, quindi la gente vuole continuare a vivere nel centro, e quindi bisogna dare tutte quelle opportunità e tutte quelle, diciamo, comodità, oltre che rispettare quella che è la storia, le tradizioni, il nostro folklore, insomma, la nostra cultura. E quindi questo è uno dei problemi essenziali che ci metteremo subito ad affrontare. Questi 5 anni cosa ha fatto di buono l'amministrazione Ossia, di cui lei ancora oggi fa parte della maggioranza? Ha fatto parte sicuramente, parte con coerenza, ho fatto parte facendo il capogruppo fino a luglio, nel momento in cui io ho deciso di uscire dal Partito Democratico e di rimanere nella sinistra, ho fatto la mia parte all'interno del Consiglio Comunale e mi sono comportato come da maggioranza fino all'altra sera in Consiglio Comunale, perché faccio parte della maggioranza. È chiaro che quello che succede adesso in queste elezioni, le cose sono molto differenti. Io ho deciso di uscire, di contribuire a costruire una cosa nuova, diversa, che credo riscontra un certo consenso e un certo apprezzamento nella popolazione, perché credo che la popolazione poi l'unica cosa che si stanca di vedere sono le diatribe, i litigi, le polemiche, le battute spesso infelici che si fanno e che si sono fatte in questa campagna elettorale. Io credo che queste non sono cose che sono preminenti nella discussione. Nella discussione sono preminenti quelli che sono i riscontri, le idee, il confronto, che purtroppo in questo periodo, in questa campagna elettorale, non c'è stato, tranne le piccole interviste che si fanno tra cui questa di stasera, che io ti ringrazio per darmi questa possibilità di parlarne. E quindi, come dire, c'è stata un'importante, una forte insufficienza azione della politica, dell'amministrazione, rispetto anche al problema della partecipazione, del coinvolgimento. La comunità che non sta più
dietro a questo partito, nel senso che io penso che il Partito Democratico Giorgio Guardavalli ha perso gran parte del suo popolo, non dico solo come elettorato, ma come partecipazione, come idee, come coinvolgimento rispetto alle iniziative che uno intende prendere. C'è stato un riscontro continuo di una assenza di partecipazione, di un'assenza di coinvolgimento, ma anche della stessa opposizione. Consigli comunali pressoché sempre vuoti, non partecipati da nessuno. Non ci sono state iniziative su cui ragionare insieme ai cittadini sui problemi del PSA, del piano strutturale associato, su quello che si vuole fare nella città di Guardavalle, nel centro. Non c'è stata un'iniziativa culturale che riguarda questo aspetto e quindi da questo punto di vista un po' poi la gente si allontana, si stanca, ma le motivazioni sicuramente non sono solo queste, quindi sono molte, molteplici che in questa occasione non credo sia il caso di analizzarli tutti. Le priorità per Guardavalle, quali sono in questo momento? Guarda, le priorità in questo momento sono prima di tutto partire cercando, questa è una priorità politica, cercando di coinvolgere intorno alle scelte che l'amministrazione che si insiederà l'11 giugno, di coinvolgere quella che è la cittadinanza. Una delle priorità è la partecipazione. La partecipazione non è una cosa così che si dice durante i dibattiti e durante i confronti elettorali e poi si mette da parte. È una priorità questa politica, ma è chiaro che i problemi del nostro paese sono tanti. Ho accennato prima al problema del centro storico, che io vedo prima di tutto come un problema di carattere culturale da affrontare, con una progettazione che sappia guardare al futuro e che sappia fare di questa progettazione, di questo ragionamento di valorizzazione del centro, una risorsa, un'attrazione da cui si deve estendere poi su tutto il territorio, perché io non vedo e non capisco perché Guardavalle Centro non possa essere un momento importante di attrazione turistica, non solo per le bellezze del nostro paese, ma perché conserva ancora un patrimonio urbanistico e di palazzi storici, di costruzioni datate, che sono molto, molto da vedere. È chiaro che questo significa mettere in campo una progettazione. Io penso già da subito iniziare delle progettazioni particolari, dei piani particolari di ristrutturazione, perché non è che possiamo pensare che il centro storico possa rinascere in un giorno. Il progetto deve essere un progetto culturale, un progetto tecnico, è un progetto di grande respiro che sappia guardare oltre i dati, oltre la contingenza, ma che poi bisogna partire gradualmente con degli aspetti particolari che si possono scegliere poi insieme, iniziative insieme ai tecnici che sono tanti, qua sono bravi, che possono dare una mano, e insieme anche alla cittadinanza per capire un po' qual è l'idea che vogliamo tutti insieme del centro storico. Questo è il problema. C'è un problema poi, l'altra idea importante che riguarda anche questo aspetto è che quello che noi lungo il fiume deve rappresentare un grande parco dove si possono costruire probabilmente piste ciclabili, dove ci può essere anche l'opportunità per qualcuno durante i periodi caldi, durante i periodi estivi, di realizzare qualche attività di carattere, diciamo, di ristoranti, di pizzerie, cioè non dico chissà che cosa, le grandi cose, però
Questo Concofiume per me deve rappresentare il polmone, la passeggiata, il momento dello svago insieme alle altre piazze che abbiamo, e quindi deve rappresentare il momento dell'incontro, dello stare insieme, così come per esempio le attività culturali e le iniziative di carattere culturale che noi mi è venuto in mente di chiamare Guardavalle Art Festival. Non so quest'anno cosa si riuscirà a fare se dovessimo andare ad amministrare, perché siamo già in ritardo, perché queste sono cose che bisogna programmare con tempo e con molti mesi di anticipo. E poi tutta una serie di problemi che sono il decoro, la pulizia, sicuramente vanno messe a ristrutturazione importanti rete fognarie nel centro, dove ancora probabilmente esistono le vecchie rete fognarie di chissà quanto tempo. Probabilmente va rivista anche il problema dell'acqua, che sono, diciamo, le esigenze primarie, no? E poi tutto il decoro urbano, la pulizia, che già ha fatto un passo molto importante, perché la iniziai io, da sindaco, nell'ultima consigliatura, a pensare al problema della differenziata. Quindi i problemi sono tanti. Sono tanti, soprattutto gli anziani, un momento di aggregazione che io vedo per esempio nel centro di aggregazione sociale, quello che c'è già, che è un grande momento di riferimento, perché le iniziative che il centro di aggregazione sociale durante quest'anno e durante tutto il tempo ha preso sicuramente vanno potenziate per coinvolgere gli anziani che sono soli, iniziative verso i disabili, verso le famiglie povere, cioè tutta una serie di iniziative di carattere culturale e poi di concretezza politica che noi vogliamo eseguire. Queste sono delle priorità per Guardavalle. Priorità ce ne sono anche a Elce, in montagna, che noi non è che dimentichiamo, perché noi quando parliamo del nostro territorio intendiamo tutta la realtà del nostro territorio, che riguarda le frazioni, Elce della Vecchia, così come Guardavalle Marina, che ormai è diventata una cittadina. No. Però, come dire, manca, per esempio a Guardavalle Marina, quella aspettativa che si era creata negli anni passati per vivere meglio e per fare veramente attrazione verso creare un turismo diffuso, a parte le iniziative che fanno le strutture, insomma, ricettive che ci sono, che sono molto, molto ampie, molto brave, molto, molto competenti ormai nel loro mestiere. Però la città, sul problema del turismo, così come manca l'illuminazione in molte strade, il decoro, tutta una serie di problemi, la città deve essere ricostruita, ripensata, abbandonando vecchi schemi e pensando a fare del nostro territorio, delle nostre realtà abitative, momenti dove si possa stare bene e meglio. A 5 giorni dal voto, un appello ai suoi elettori. Allora, io chiedo di votare la nostra lista Civiltà Politica, che, come ho spiegato, è una lista dove raccoglie un po' quella che è l'esigenza, diciamo, diffusa o di gran parte della popolazione, di stare insieme per risolvere i problemi di Guardavalle, del proprio paese, mettendo da parte quelli che sono gli attriti, le polemiche, le diatribe, e mettendo da parte quella che è la parte, diciamo, strettamente partitica. Questo è stato deciso e questa è la nostra impostazione, diciamo, di idea di lista civica, di civiltà politica. Abbiamo fatto una lista, ritengo, molto, molto buona, molto competente, dove ci sono, come dicevo,
le persone che hanno una certa esperienza, ma ci sono anche le persone giovani che intendono fare esperienza di entrare, perché i giovani devono ritornare all'impegno politico, i giovani devono ritornare a prendere il posto che gli spetta, perché sono il futuro e sono quelli che devono rappresentarci poi nel futuro. Una lista qualificata, quindi, dove le professionalità, le persone che ci sono, comprese anche le tre donne, che hanno ognuno un aspetto che li qualifica ognuno nel proprio interesse, nella propria professione. Quindi ritengo che civiltà politica possa rappresentare bene il nostro paese e possa avere tutte le carte in regola per poter dare una svolta, cambiare pagina a questo paese, per dare una svolta, diciamo, forte, decisa, che guarda al futuro.